importante per la cristianità orientale, in particolare con la Chiesa ortodossa, ma la sensibilità orientale, è l'inno detto Akathistos. Allora, l'inno Akathistos significa inno non seduto, quindi è un inno da fare in piedi ed è un lunghissimo inno in onore alla Vergine Maria, un inno di lode interminabile, può durare anche tantissimo tempo, ecco perché è veramente lungo ed è un inno importante che la tradizione orientale liturgica porta con sé, no? In realtà questo inno Akathistos può essere associata anche alla venerazione di un santo, alla stessa Santissima Trinità, però ecco, Maria fa parte di queste realtà che vanno onorate, lodate con una grande rilevanza liturgica, per cui questo fa comprendere quanto è importante la devozione mariana e quindi l'inno, la liturgia, il culto dovuto a Maria nella tradizione orientale. Quindi questo inno a Maria si prega nella liturgia bizantina tutto in canto, quindi è un canto da fare in piedi il quinto sabato di Quaresima. Nel Medioevo si cantava in piedi anche prima per la festa dell'Annunciazione e poi anche in corrispondenza della Pasqua e in tutte le feste, diciamo che dove Maria viene onorata in modo speciale. Allora, è un componimento poetico che appunto ha influenzato molto il culto e la liturgia bizantina e ha anche qualche riscontranza anche con la produzione di icone, proprio perché Maria in questo inno viene denominata non solo con riferimenti biblici o come colei che può aiutarci nei momenti di difficoltà, ma vengono attribuiti degli appellativi a Maria abbastanza originali in questa lode interminabile. Maria viene veramente onorata con tantissimi riferimenti anche di tutta la cultura e la sensibilità dei padri dell'Oriente. Ecco, per cui anche la produzione artistica è stata ispirata da questo inno. Pensiamo che durante le liturgie orientali l'inno cantato viene comunque proposto in corrispondenza con delle icone, con delle immagini che vengono anche incensate, onorate anche con luci. Ecco, un po' tutta la situazione liturgica viene a onorare Maria in modo particolare, proprio come se l'immagine stessa fosse fonte di ispirazione e anche un po' tutto insieme la questione, l'ambientazione liturgica fosse anche fonte di ispirazione di questo inno che in piedi il popolo cristiano rivolge a Maria. Allora le parole sono meravigliose perché sono veramente un inno di lode che propongo appunto in questa preghiera che svolgiamo insieme in una forma molto limitata ma comunque profonda. Ave, per te la gioia risplende, ave, per te il dolore si estingue, ave, salvezza di Adamo caduto, ave, riscatto del pianto di Eva. Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo, ave, perdono soave del mondo, ave, clemenza di Dio verso l'uomo, ave, fiducia dell'uomo con Dio. Ave, tu apri le porte del cielo, ave, splendido, conduci al Dio vero, ave, tu il Cristo ci doni, clemente Signore, ave, sei tu che riscatti dai riti crudeli. Ave, sei tu che ci salvi dall'opre di fango. Ave, tu il culto distruggi del fuoco. Ave, tu estingui la fiamma dei vizi. Ave, tu gioia di tutti i credenti. Ave, tu inganno ed errore calpesti. Ave, tu roccia che effondi le acque di vita. Ave, colonna di fuoco che guidi nel buio.
Ave, riparo del mondo più ampio che nube. Ave, datrice di manna celeste. Ave, ministra di sante delizie. Ave, tu mistica terra promessa. Ave, sorgente di latte e miele. Ave, vergine e sposa.